Il video di oggi è carico di emozioni, nel quale approfondiremo i momenti strazianti in cui genitori e parenti delle vittime sostengono l'inimmaginabile, e cioè affrontare faccia a faccia l'assassino del proprio figlio in tribunale. Assisteremo alla forza, al coraggio e alla resilienza di genitori in lutto che cercano giustizia. L'uomo in divisa arancione è Dale Williams. Venne accusato di delitto capitale nel giugno del 2017. Questi dapprima mandò appositamente fuori strada la sua Jeep e poi sparò ed uccise Elizabeth Pledger Stewart, la sua ex fidanzata. Oggi, mentre la figlia della vittima era al banco dei testimoni pronta ad iniziare la sua deposizione, i due figli della donna avevano in mente tutt'altro. Per sedare l'aggressione, gli agenti sono dovuti ricorrere ai taser. Dopo quanto accaduto, la sessione venne sospesa e riprogrammata, e questa volta la zia della vittima poté leggere la sua dichiarazione senza interruzioni. His faith failed. It was so much emotion due to a flashback of how he just killed my niece. Dale venne condannato a 23 anni di prigione. Anche i figli della donna responsabili dell'aggressione hanno però trascorso alcuni giorni dietro le sbarre. E tu avresti fatto lo stesso? Questa è la madre di Diamond Alvarez, che si trova in tribunale per il processo contro Frank DeLeon Jr., di 19 anni, che l'11 gennaio del 2023 ha sparato per ben 22 volte alla figlia sedicenne. La piccola Diamond stava portando a spasso il suo cane, quando Frank le sparò a morte apparentemente senza motivo. Ma le indagini della polizia rivelarono che i due avevano una relazione ed erano sul punto di una rottura. Frank venne prontamente arrestato, ma se pensi che l'uomo avrebbe mostrato rimorso per i crimini perpetrati in tribunale, beh, rimarrai sbalordito per la condotta durante il procedimento in tribunale. Infatti, mentre la madre di Diamond parlava all'uomo che aveva perfidamente posto fine alla vita di sua figlia, Frank sorrideva. Immagina come si sentiva la donna mentre faceva la sua dichiarazione. La madre di Diamond, furiosa quindi, andò ad affrontarlo. Ma prima che potesse raggiungere l'assassino sogghignante, la situazione peggiorò. Lo zio di Diamond saltò dalla galleria per attaccare Frank. Allora la madre di Frank corse in sua difesa, attaccando la madre di Diamond e spingendo via lo zio di Diamond. Alla fine la polizia riuscì a separare le due famiglie ed in seguito alla rissa la madre di Diamond disse questo ai giornalisti. And looking at him that he did that and he's laughing in my face. It was very wrong and I'm so sorry for that. Alla fine, Frank accettò il patteggiamento e venne condannato a 45 anni di carcere. Per fortuna gli agenti erano pronti ed intervennero prima che scoppiasse il caos più totale. Ora parliamo del 23enne Quinn Bowes, accusato di omicidio. Il ragazzo venne arrestato e condotto in tribunale per rispondere all'omicidio del proprio figlio, che aveva solo 11 mesi. L'uomo venne rapidamente giudicato colpevole e condannato a 25 anni di carcere. Ma mentre lasciava il tribunale in manette, avvenne qualcosa di inaspettato. Jeremiah Matthew Hartley, lo zio del bambino, in preda alla rabbia, colpì Quinn al volto. Oh.
Dopo l'aggressione, Jeremiah venne arrestato e condannato a ben 179 giorni di carcere. Che dire, una punizione davvero dura. Questo è Lindy June, di 19 anni, che sta affrontando accuse per omicidio nella Carolina del Sud. Nell'agosto del 2019 Lindy uccise Willie Antoine Fields, di 18 anni, sparandolo. Non venne determinato il motivo dell'omicidio e a seguito delle indagini Lindy Jones e suo fratello minore Jaden Jones vennero arrestati. Ora in tribunale la madre della vittima, Angela Fields, ha alcune parole per Lindy. Suo marito Willie Clay Files la stava consolando, ma all'improvviso non riuscì più a sopportare il dolore. Gli ufficiali, alla fine, riuscirono a separarlo da Lindy. Alla fine Lindy venne condannato a 35 anni di prigione e suo fratello Jaden ricevette una condanna a 6 anni di carcere minorile. Files venne accusato di oltraggio alla corte ed aggressione, ma questa non fu l'unica volta che le famiglie si scontrarono in tribunale. Anche Kevin Hall non è riuscito a trattenere la sua rabbia. Questo adolescente si chiama James Douglas Gonzalez. Il 15enne deve rispondere in tribunale dell'omicidio di Edward Hall. Quando però l'imputato venne condannato per omicidio colposo e non volontario, il fratello della vittima, frustrato dalla sentenza, cercò di aggredire James. L'aggressione venne prontamente sedata. James, a seguito dell'aggressione, non ha riportato ferite gravi, mentre Kevin venne arrestato e condannato a 5 giorni di prigione. Ed ora il caso di Tristan Lamoureux, 25 anni, che sta affrontando l'accusa di omicidio di primo grado nello Utah. Il 23 agosto del 2009, Tristan sparò a sua moglie 19enne, Misty Lamoureux, nella loro casa di famiglia. Tristan venne rapidamente arrestato. Ora in tribunale c'è il fratello di Misty, Jason Wilson, che sale sul palco per rilasciare una dichiarazione a favore della vittima, sua sorella, ma non prima di lanciare a Tristan uno sguardo mortale. Mentre l'entità dei crimini è scoraggiante, il comportamento di Tristan in aula ti lascerà comunque incredulo. Mentre Jason racconta alla corte quali conseguenze ha avuto l'omicidio, Tristan appare indifferente, dondolandosi avanti e indietro sulla sedia. Dopo pochi minuti in cui Jason si rivolge al giudice, la sua attenzione ricade sull'assassino di sua sorella. La mancanza di rimorso da parte di Tristan lo fece infuriare. Voleva infatti fargli sapere come si sentiva. Fortunatamente, gli agenti furono pronti per contrastare qualsiasi danno reale seguito al caos. Infatti, riuscirono a ripristinare tutto per riportare la corte all'ordine. Alla fine Tristan venne condannato a 15 anni di prigione. Ma proprio quando pensi di aver visto ogni tipo possibile di reazione, ecco che ne spunta una nuova, che prova a superare le altre. Dwayne Smith si trovava in tribunale per assistere alla condanna di Clifford Thomas, il quale, assieme alla sua fidanzata, erano stati entrambi arrestati per l'uccisione della piccola Hamela di soli 3 anni, la figlia di Dwayne. Quando il padre della vittima si avvicinò al banco dei testimoni per rilasciare la sua dichiarazione, quando avvenne l'inaspettato. Oh,
Puoi vedere la fidanzata di Clifford e la madre della vittima che piangono, mentre la polizia rapidamente separa i due uomini e li immobilizza. Così il processo continua e porta alla condanna dei due imputati a 15 anni di prigione. Duane invece non ha subito alcuna conseguenza. Passiamo infine a Vashon Flowers, di 46 anni, su cui pende l'accusa di omicidio, in quanto dopo una lite per futili motivi sparò a sua moglie. La cinquantenne Jamie Thomas Flowers, in tribunale la figlia della vittima, racconta ciò che è accaduto quel tragico giorno. He was irritable and said that he was a grown man. If he wanted to buy cigarettes, he would buy cigarettes. He got down on the ground and started choking my mother. Actually, I heard, you don't have to do this, Faishan. Please don't do this. You don't have to do this. And then I heard gunshots. Durante la lettura della sentenza, London Thomas, il figlio della vittima, mostrava segni di nervosismo. Dopo la breve interruzione causata dal tentativo di aggressione, Vashon infine venne condannato all'ergastolo. Ebbene amico, queste erano solo alcune delle reazioni più incredibili avvenute nei tribunali americani. Ce ne sono tante altre e se vuoi che continui questa serie, mi raccomando, non dimenticare di lasciare mi piace al video e di iscriverti al canale per non perderti nessun altro video. Io per oggi ti saluto, ma noi ci rivediamo venerdì con il video horror. Ciao!